Radio Margherita presenta Parliamone con. Incontri quotidiani a cura di Mariella Palermo. Dal 1 giugno è scaricabile in tutta Italia l'app Immuni, disponibile gratuitamente negli store di Apple e Google. Immuni, si legge sul sito del Ministero della Salute, è stata sviluppata nel rispetto della normativa italiana e di quella europea sulla tutela della privacy, per ricevere notifica di eventuali esposizioni al coronavirus e limitarne la diffusione, naturalmente. Ma vediamo più in dettaglio. Quando le strutture sanitarie e le ASL riscontrano un nuovo caso positivo, dietro consenso del soggetto stesso naturalmente, gli operatori sanitari inseriscono un codice nel sistema che invierà la notifica all'app scaricata dagli utenti con i quali la persona positiva è stata in contatto a meno di 2 metri. A questo punto la persona che riceve l'avviso dovrà isolarsi e contattare immediatamente il Sistema Sanitario Nazionale per richiedere il tampone. Ne parliamo con il professor Alberto Gambino, che è prorettore vicario dell'Università Europea di Roma, presidente dell'Italian Academy of Internet Code, associazione scientifica che contribuisce alla lettura giuridica degli scenari del mercato delle comunicazioni e delle tecnologie digitali nel mondo di Internet e componente del Comitato Etico dell'Istituto Superiore di Sanità per l'emergenza Covid-19. Ben trovato, professore. Grazie e ben trovati a voi. Una delle più forti resistenze verso Immuni deriva dal convincimento di essere tracciati e che i propri movimenti possano essere identificati. È così? Dunque no, perché questa tecnologia non utilizza il GPS, cioè il tracciamento satellitare, che in quel caso certamente ci sarebbe stata una mappatura del territorio e una identificazione della nostra circolazione. Qui, siccome si utilizza la tecnologia Bluetooth, la quale non mette in contatto delle persone con la loro identità, come il nome o il cognome, ma mette in contatto 2 apparecchi cellulari, i quali hanno sì dei codici identificativi, ma che sono totalmente anonimi rispetto al loro titolare. E quindi questo tema di essere in qualche modo tracciati è più apparente che reale, perché in effetti sono 2 smartphone che dialogano tra di loro, che si scambiano dei dati identificativi e che in particolare fanno scattare un alert laddove uno dei 2 phone sia legato a un soggetto che è andato a farsi un controllo ed ha scoperto di avere il Covid. Allora a quel punto tutti gli altri cellulari che nelle ore precedenti e che chiaramente hanno tuttavia scaricato la app e hanno attivato il Bluetooth, tutti quei cellulari che certamente appartengono a un soggetto in carne e ossa, ma che comunque sono cellulari, i quali nel momento in cui hanno avuto dei contatti con quel soggetto e quindi con quel cellulare appartenente a quel soggetto che poi è risultato dopo infetto, a quel punto tutti riceveranno un alert e questo sarà molto positivo perché potranno immediatamente chiamare l'autorità sanitaria e dire: io forse sono a rischio perché il mio cellulare mi ha detto che io ieri ho avuto a che fare con un soggetto contagiato, per favore fatemi il tampone. Il commissario Arcuri ha parlato però di un server pubblico dove finiscono i dati. Sarebbe una sorta di fascicolo sanitario elettronico del cittadino contagiato? Allora anche qua bisogna chiarirsi, e cioè già oggi esiste una legge sul fascicolo sanitario elettronico che già ha tanti anni, che purtroppo è a macchia di leopardo, e cioè ci sono alcune regioni che hanno ben implementato questo fascicolo sanitario e quindi quando ad esempio un paziente si reca nel pronto soccorso magari per un intervento di urgenza e quindi non è neanche in grado a quel punto di ricostruire tutta la sua biografia sanitaria, immediatamente chi lo accoglie e attraverso il nome, il cognome, il codice fiscale riesce anche a verificare qual è il suo curriculum sanitario e quindi per esempio decidere che farmaco somministrare, potrebbe avere un'allergia a un certo farmaco, essere refrattario a un altro farmaco, quindi è utilissimo avere ciascuno di noi un proprio fascicolo sanitario elettronico. In questo caso succede che il soggetto che avesse contratto il Covid, il proprio dato sanitario con questa patologia viene immagazzinato anch'esso
all'interno di questo fascicolo sanitario elettronico, quindi non c'è, diciamo, nulla di nuovo, se non che viene aggiunto un altro elemento certamente utile, anche perché noi davanti a questa patologia sappiamo alcune cose, ma non le sappiamo tutte. Noi non sappiamo se, per esempio, chi ha contratto un Covid possa avere fra mesi o anni altre patologie che magari vengono proprio da questa patologia iniziale, e allora è bene che rimanga traccia dentro il fascicolo sanitario. Quindi è un fatto, direi, estremamente positivo, di cui non bisogna aver paura, anzi bisogna ringraziare le autorità sanitarie che offrono questo servizio alla cittadinanza. Sì, però molti ravvisano un pericolo di utilizzo improprio dei dati. Allora, qui il tema riguarda soggetti privati, le multinazionali del web, soggetti magari senza scrupoli, ma certo non può riguardare l'autorità sanitaria pubblica, che per definizione fa l'interesse dei cittadini. Quindi vedo dei rischi legati piuttosto al fatto che possa inserirsi un contesto commerciale, andando però a questo punto illegittimamente a utilizzare questi dati. Però è molto complicato, perché lei sa che si utilizzerà un sistema decentralizzato, quindi significa che questi dati rimangono nei cellulari dei vari soggetti e poi vengono cancellati. Quindi anche se ci fosse qualcuno che vada a accaparrarsi quei dati, parliamo dei dati di pochi soggetti, non di tutto il sistema sanitario italiano. Quello dovrebbe capitare andando a fare a questo punto un'incursione dentro il sistema nazionale, ma questo può capitare anche oggi, no? Con i dati del Covid. Ricordo a chi ci ascolta che la Pimmuni non comunica con l'utente via SMS, via email, via telefono o altri metodi, ma solo ed esclusivamente tramite le notifiche che appaiono sull'app. Quindi bisogna diffidare dalle false comunicazioni e da chi eventualmente richiede informazioni personali. Grazie al professor Alberto Gambino per essere stato con noi, e se volete saperne di più, il sito da consultare è www.immuni.italia.it. Radio Margherita ha presentato Parliamone con. Incontri quotidiani a cura di Mariella Palermo.